Allora, pronte? Sì. Proviamo. Qualcuno ha detto che si è capito. Scusate, ma mettersi in modo che non vi toccate da subito. Testa. Sette, otto. Chi conta? Noi. Babbo Natale è già andato via, non sperare. Andiamo. Allora. Allora, abbiamo fatto tanti volte. Eh? Cosa abbiamo con la testa? La testa accompagna il braccio, cioè piccoli movimenti della mano e piccoli movimenti della testa. Ok? Sì. Uno era già plié. Uno. Caterina, dove la testa? Qui. Ma scusatemi. Specchio, Sara. Hai un braccio destro più alto di quello del dovuto, diciamo così. Sì, lo so. Pronti? Testa. Devono essere uguali, 1, 2, 3, 4, collo del piede, 5, 6, 7, 8, ok, unico, se Sara sia Caterina, noi abbiamo passaggio in elangè, Sara lo fa così, ok, Caterina fa così, passaggio, ma io non direi, passaggio in allongé, va in giù, in su, come lavora braccio, gomito da qui, abbasso, gomito gira, abbasso e gomito gira, abbasso, vedete che dita vanno giù e io dopo giro gomito. Qui il gomito guarda in su, diciamo così, è su. Le dita vanno giù, giro il gomito, qui viene il movimento giusto. Così. Caterina, hai leggermente tendenza a fare le braccine così. No. A stesso livello non puoi mettere gomito più giù della mano, ok? Almeno all'inizio, dopo, quando cresci, diventi prima ballerina di tutti i teatri del mondo, così sì.
facciamo. Sarà il tuo particolare. No, plie. Qua. Ti ricordi nel disegno? Allora, guardate nello specchio. Non è molto carino, è vero? No. Come deve essere la mano? Che vada al meglio. Girata così, cioè vuol dire che io da questa posizione raccolgo con mignolo, in modo che la mano indica dove devono guardare, da qui in su. Così non è bello. Pronte? Testa. E mignolo. Oh. No. Raccogliete il cervello. Spero che non avete lasciato una parte a casa. No. Pronte. Uno, due, tre, quattro. Sale a giusto corpo. Aprire di più ginocchia e uno, due. Beh, ricordate che noi lavoriamo con braccio e testa che accompagna braccio. Come funziona braccio e testa insieme? Noi andiamo qui, giusto? Non vorrei che si spegne il computer. Andiamo qui, abbassiamo qui. Siamo, adesso lavoriamo solo con braccio, ok? Andiamo, abbassiamo e passiamo la testa che accompagna il braccio e la mano in prima posizione. E poi la testa accompagna il braccio in seconda posizione. Quando c'è da fare arrangere, dita si abbassano. Vedete testa? La segue. Accompagna. E ancora. Si abbassamento, ma non andiamo sotto ascella. Qui c'è un particolare, la testa accompagna braccio solo a metà. Ok? A metà basta, non va più. E da qui passa in prima posizione. Ci siamo? Sì. Qui accompagna. Braccio va in terza posizione, cosa succede? La testa, io do un'occhiata, ma do un'occhiata, non è che guardo così, ciao. Ok? Io do un'occhiata e passo qua, e qui di nuovo la testa accompagna il braccio. C'è qualcuno che non ha capito qualcosa? No. Quindi quando facciamo... Quando lavoriamo con il braccio, sì, lavora anche la testa. Quindi dobbiamo seguire il braccio. Accompagna il braccio. Ma è per la testa c'è la sua posizione. Sì. Quando una volta, Caterina, tutto giusto, sì, però una volta braccio aperto di lato, sguardo si stacca dalla mano. Ok, e quando devo fare la gente? Capito? Sì. Pronti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sera, cogliere la pancia, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in classe, e un'occhiata, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, preparatoria, Caterina, dove è preparatoria? 7, 8, relevé, abbassare.
fare relevé, abbassare, relevé, abbassare, e apertura, gamba, talone giù. E ricordate, sguardo, sguardo sotto braccio, e nella mano aprire, allungare, e insieme braccio chiude. Allora c'è relevé. Prendi la zona, relevé. Avete fatto tantissime volte? Sì. Ma c'è un particolare. Relevé, quando facciamo, cosa succede? Se lo facciamo, alliniamo in modo sbagliato, noi andiamo sempre a alzare con taloni dietro. Come dobbiamo fare per imparare a fare più giusto? Per esempio, sì, ma come si fa? Allora, per esempio, Caterina quando si alza ha sempre i talloni dietro. E sai da che cosa dipende? Mettiti una mano alla sbarra e mettiti prima posizione, perfetta. Allora, vedi dove va la tua caviglia? Vuol dire che quando ti alzi sulla mezza punta, tu vai su il sicino. Spingendo su il sicino, il tallone parte qua. Quello che devi imparare è raddrizzare caviglia. Cioè, caviglia deve stare prima però perfetta. Prima perfetta. Gira caviglia. E quando ti alzi, devi spingere adesso per qualche tempo, diciamo per un anno, per due anni, devi spingere su questa parte. Spingi con questa parte. Vai, 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 vai. Vedi che tallone rimane più dentro? Sì, ma se fai solo con una gamba non funziona, devi fare con tutte e due gambe. Ok, così anche. Due mani alla sbarra. Sì. Sulla parte esterna del piede. Questo è un problema di tanti. È anche mio. Ok? Io lo vedo anche quando cammino. Allora, raddrizzare caviglia e quando andiamo a fare relevé dobbiamo spingere su questa parte. Su questa. Non su questa. Ok? Inizialmente si fa poco alla volta e si abbassa. Ancora e si abbassa, teniamo, sì? E così poco alla volta andiamo sempre più in su, ma solo fino a un punto quando i talloni non devono andare dietro, ok? Noi ci allineiamo prima posizione. Una ballerina deve avere, vedi che vai qua, se non spingi qua, i talloni vanno indietro. Devi spingere qua, cioè devi sentire più questa parte. Tu spingi sempre su di tone. Scarpette bisogna cambiare, non sì. Si può usare scarpette piccole. Ok? Sì. Tu già un ditone che è attorcigliato. Se vuoi rovinare piedi... E anche... Anche tu hai tutti i dito così. I dito devono essere aperti. Aperti. Ok? Perché è grande, no? Non è grande, non è piccolo, dita devono aprirsi. Non potete attorcigliare dita e fare esercizio. Dita devono essere aperte. Come usate le mani, in stesso modo dovete usare dita dei piedi. Sarò un po' meglio. Vai. No? Stai spingendo su questa, vedi? Tu stai proprio su questo. Invece, quando facciamo relevé, dobbiamo sentire bene tutto il cuscinetto del piede, ma nel vostro caso per adesso qua dobbiamo sentire. Non spingere qua. Qua. Quando vi facevo esercizi su pedana, sì. Questa qua, abbiamo allenato abbastanza. Ci vorrà ancora tanti anni di allenamento.
Però adesso, già che avete imparato a fare le leve in 5 minuti, lo facciamo, è vero? Sì! Prima posizione. Pronte? Sì. Acqua. E 1, 2, abbassare, sempre dentro, Guardiamo chi riesce a fare meglio e tornare sempre in prima posizione. Più pancia, più pirina, cosa hai mangiato? Non sai neanche cosa mangi? Beh, guarda nel piatto. Talloni su, su, dovete imparare a fare relevé in modo che rimangano piedi in prima posizione. Sara, sei troppo con cavilli storti e vai sempre su gittone. Quello che ho spiegato prima vale anche dopo, anche durante l'esercizio, anzi l'ho spiegato per fare esercizio bene. Parte esterna del piede, esterna, sentite. Sedere la colli, Sara? Pancia, sedere le spalle giù? Fai bodybuilding? No. Allora abbassa le spalle. Sentite che vanno via? Cosa? Talloni? Seconda posizione. Tempo grande. Mia seconda posizione. Spingere, talloni rimangono in perfetta. Sara, non funziona l'allenamento se tu fai a modo tuo. Tu stai spingendo su ditone. Vuoi ditone come mio? No, uno più fa. Allora spingi su questa parte qua. Su questa, beh, devo spingere io? No, Sara, tu stai spingendo proprio con tutta la forza sul ditone. No, su questa parte devi spingere. Dita stese sul pavimento, dita di piedi stese sul pavimento. Sì, Caterina. Qui, rilassa piede, dita. Guarda come si attorcigli questo ditone, perché lo carichi, lo sovraccarichi. Qui, qui, qui. E per sempre, non è che gli sto chiedendo adesso e basta. Per tutto il resto della vita dovete imparare a usare questa parte, parte esterna. Quinta posizione. E qui vediamo. Allora, nella quinta posizione cosa succede? Noi, quando dobbiamo alzare i talloni, non è che alziamo così e apriamo le gambe. Noi tiriamo, beh, più o meno, noi li tiriamo in un punto e quando rilassiamo torniamo in quinta posizione. È vero? Sì, pronte? Sì. 1, 2, fa meglio quella persona che ha imparato a usare parte esterna del piede. Quelli che si appoggiano sulla parte interna trovano piedi attorcigliati uno sopra l'altro. Invece taloni devono essere così, ok? Così, è quello che dovete imparare. Ancora stai molto tempo là? Non hai intenzione di abbassare i talloni? Sì, sì. Ginocchia tirate. E questo che dovete imparare. Sì, bene. Però non facciamo bodybuilding, eh?
sarà, non è perfetta posizione. Quando ti alzi, deve sembrare che stai su una punta, su unica punta. Sora. Senti bene le gambe e abbassa uguale. Su, devi tirare in una punta e abbassare stendendo piedi, stendendo, tornando nella stessa posizione. Cambio gamba. Beh, adesso vi faccio solo sentire. Ma non è che io vado sul palco mentre voi ballate e vi metto piedi uno dietro l'altro, eh? Sono cose che dovete imparare. E tu che su un punto, Caterina, devi diventare ballerina su un'unica punta. Decidi tu su quale, su destra, su sinistra, e tornare nella posizione perfetta, così. Spingi. Bene, Sara. No, guarda che ditone esce fuori. Deve essere coprire una gamba, un piede copre l'altro. Tieni. Devi imparare a tenere. Non benissimo le gambe. Beh. Però perfetta posizione, qui non è perfetta, guarda chi passa il mio piede. Sì. E uno copre l'altro. Ok, bene, torniamo alla sbarra. E adesso mi fate plié, combinazione di plié che avete imparato. Perfetta! Uno, due, tre, quattro. Raccogliere e togliere tutto ciò che non serve. Spalle, Caterina, tutti e due spalle uguale, e uno, due, tre, quattro, la spalla bodybuilding dall'altra parte, una preparatoria e dopo prima, corpo dritto. Rallevé, beh qui non abbiamo prima posizione, vero? Prima posizione, Caterina. Sì, brava. Togliere sedere, eh? Sedere stringere, abbassare le spalle. Uno, due, la spalla. No, Caterina, questa spalla non può andare su. Accompagniamo. Uno, due, tre. Sara, spingi in avanti, sedere. E allungé. È bello. Finiamo. Bene, girare. Togliere tutto ciò che non serve. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, aprire le gambe, aprire ginocchia. No, Sara! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 all'angelo, tramite preparatoria, con mignolo, è vero Caterina? Sì. Col braccio alziamo corpo, e uno, taloni in prima, manteniamo bene, però pancia Caterina bisogna togliere. Non girare corpo, la testa sì, corpo no, però testa corrisponde a terza posizione delle braccia. E Batman giù, Alangè talone giù. La spalla destra, Caterina, deve rimanere pari a sinistra. E uno, due, tre, diaframma giù. Dentro e giù diaframma, belli, 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 e chiusura. Ok, bene, brave. Vai, vai, giù, croci. No. E un, due, tre, quattro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, siamo sulla gamba, trovate la gamba portante, eh? Ancora cercate la gamba portante, più Sara che Caterina, no, 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 c'è te. 1, 2, dov'è la testa? Testa dritta quando gamba va di lato. Gamba tirata, non si piega corpo in avanti, solo testa leggermente inclinata. Le spalle dritte. Sara trova gamba portante. No, prima finire con le braccia con prima posizione e braccia nella preparatoria. E solo quando avete finito, finita la musica, quando c'è comando girare, girate, ok? Girare. E scendere vale come girare? Sì. Si deve raccogliere uno, non dondola corpo, sì? Corpo, una volta tirato in su, rimane là. Sara, sei seduta sulla gamba portante? Braccio bello, teniamo le ali giù. La spalla. Raccogliere si deve ad anatra, non stare ad anatra. Chiusura accompagniamo con la testa. E un. E chiudiamo tramite Batman Tangyu. Ricordiamo? Sì, bene Caterina, hai capito bene? Non dondolare Sara. Tirati su del tutto. Tirati su la gamba portante. Gamba portante importante, lunga. E tiene tutto corpo. Ok, scendere. Ronde Jean Parterre. Ok. La spalla. E uno, due, tre. Ciao. No. Pronte? Togliete, guardatevi. Adesso avete possibilità sempre di guardare nello specchio. Togliete tutto ciò che non serve. Voi immaginate perfettamente come sono ballerine di danza classica, di balletto. Caterina? Sì, non importa vedere la playlist tantissime volte. Come volete vedere voi? Ciccione, grassone, con pancioni, gobe, con gambe storte, piegate?
Pronti? La spalla, Caterina? E uno, due, tre, quattro, cinque, pancia, Sara. Beh, mettiamoci d'accordo. Stop. Ogni volta noi facciamo ronde de Jean Parterre e ogni volta non sapete quanto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Un conto là, un conto là, un conto là, un conto là. E già che io conto fino a otto, secondo sette, dovete chiudere la gamba. Ok? Secondo, non primo sette, secondo. Pronte? Avete, vi avete visto? Vi siete viste, così si dice nello specchio? Vi siete viste. Cosa ha detto? Viste? Avete detto vi siete visti. Ha detto viste. Vabbè. Beh, io non so cosa ho detto. Io comunque voglio che voi vedete nello specchio due belle ballerine e non Caterina e Sara. Pronte? Sì. E uno, due, tre. 4, 5, 6, perché viene hai girato corpo insieme con la gamba portante. No, no, così non andiamo avanti. Caterina, guarda giù. Allora, la punta è in rigo con tallone, ma la gamba portante deve rimanere in perfetta prima posizione, altrimenti cosa allenate? Niente. Beh, io faccio corso per adulti, danza classica, e dico non ruotare le gambe. Ma voi non siete adulte, non siete vecchiette. No. Pronte? Ci siamo? Sì. Belle? Sì. E uno, due, tre. Scusate, voglio capire, quando fate preparazione scendere, mi fate per favore. E uno, stop. Secondo voi questa è plié? Come si deve? No. Invece dovete fare plié come si deve. Abbiamo imparato prima di tutto plié. Come si fa plié? Aprendo le ginocchia. Aprendo ginocchia. Questa dovrebbe essere plié. Pronte? E uno, due, 3, 4, 5, 6, corpo non dondola, 1, 2, punta in riga con tallone, la gamba portante deve rimanere ruotata, 7, 8, 1, con braccio, 2, 3, 4, 5, 6, no, Caterina, sento, no, Sara, no, no, no. Allora, ronde Jean Parterre. Ci sono persone che hanno le gambe così, ok? Che quando tirano ginocchia, quando uniscono qua e tirano ginocchia, quella parte sotto si apre, ok? Non lo facciamo. Noi teniamo ginocchia, teniamo, ma teniamo in modo che due gambe rimangano attaccate una con l'altra. È vero, Caterina? Quando passi, tu tiri ginocchia e passi così. E poi dove va la punta? Fuori. Ecco, e deve essere. Altrimenti cosa succede? Con regole che abbiamo, dobbiamo fare la punta in riga con tallone. Ma mettendo le gambe così, tirando ginocchia e mettendo le gambe così, guardate che giro deve fare gamba. Invece, mettendo da qui, gamba sembra che va dritta. Non dobbiamo andare come ubriachi, vero? Altrimenti andiamo là, in riga,
Torniamo qua, torniamo qua, torniamo qua. Non è bello? Questa è quella che riguarda Caterina. Caterina, e quando stiamo tu di lato, stiamo di lato, tu sei così. Tu giri testa e la tua tendenza è tenere il corpo così. Non teniamo corpo così, teniamo corpo dritto verso il specchio. Sara? Non ricordo. Avevi qualcosa detto? Ah, sì. Sì, quello che... Ah, beh, lo sai. Lo sai. Sì. Adesso spiegami come facevi. Ti do sbarra, no. Caterina. E io guardo. Allora, voglio capire se tu sai di quale errore sto parlando, vai. Cosa fai che non è giusto? Sì. Tu ti liberi la gamba. Già, così è più facile. Sì, qui gamba è più libera, ma noi dobbiamo tenere la gamba sotto. Sotto il sedere prima di tutto. Ok? Sì, cara. E stessa cosa che avere la gamba, le gambe rotate. I piedi devono essere in perfetta prima posizione. Invece, fra 3 minuti dobbiamo finire già la sbarra, centro e salti. Salti! Ma che è? No! Non hai neanche cominciato. Sei rimasta ancora a Ronde Jean Porter? Vergognatevi, eh? Pronte? E... 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 1, 2, corpo, tu non sei rotata e sempre con stesso errore di prima, 7, 8, 1, 2, 3, Sara trova gamba portante. Caterina, hai lasciato la pancia fuori, stai dondolando sulla gamba portante. Tira la gamba portante, è molto importante. Guarda, secondo te sei ballerina? Giriamo. Sì. Pronte? Stop. Sara, dove è la mano? Il braccio, la mano non può allinearsi al corpo. Si trova sempre davanti. Io sono qua, ma braccio sempre davanti, non qua. Non si fa così, ok? È davanti il corpo, passa davanti il corpo. Pronte? Rotate. Caterina, hai girato corpo verso specchio, ma anche la gamba, non è che tu giri spalle e basta, le gambe che devono essere girate giuste. Caterina, sei in sesta posizione. 1, 2, non hai tirato collo del piede, Caterina? Allora, Sara più o meno sta giusto, Caterina non stai giusto, ruota la gamba portante, abbassa le spalle. Ok. Proviamo, ma che giri? Oh, proviamo salti. Oh! Un crampo! No, un crampo, soprattutto. Lavorando alla sbarra, noi lavoriamo piccoli particolari per fare diventare corpo più bello. Invece saltare si può finché volete saltare, anche in intervallo a scuola. Ok? Dobbiamo, anche durante il salto, dobbiamo avere un corpo bello.
Cosa, che elemento usiamo durante il salto, Caterina? Allora, talloni che spingono. No, elementi della danza classica. Ah! Cosa facciamo? Plié. Fai vedere plié. Come passiamo, come facciamo salti? Facciamo? Sì, tramite relevé le gambe rimangono tirate, andiamo su per aria e dopo torniamo in plié. Arrampicatore. Uno, due, brava. Stacco. Poi salti. Giù. Bravissima, giù. Super. Ha spiegato più che bene, non riuscirei neanche io. Allora, andiamo. 50 salti. No, ogni salto da parte, vero? Vabbè. Beh, se parlate... Non, state attenti che non deve essere doppio plié. Non deve essere doppio plié. Plié su! Plié! Plié su! Plié! Crescere. E guardiamo, le braccia devono rimanere nella stessa posizione, devono rimanere belli, ok? Praticamente state imparando a volare. Sì, Sara deve tenere il collo del piede tiratissimo, le gambe insieme, corpo non dondola. Bene, Caterina, bene. Adesso con ogni salto cambiamo le braccia. Prima posizione, terza, seconda, chiusura. Prima, terza. No, no, no. Ogni salto da parte. 5, 6, 7, plié. 1, 2, stop. Dove la testa se abbiamo le braccia in terza posizione? Sì. Plié. E in seconda, atterraggio, le braccia vanno in seconda. Andiamo. E qui c'è un particolare, che cambio va quando vi atterrate? Così? Sì, brava Sara. Andiamo. E uno. E due. E tre. Quando atterrate. E 4. Ok, d'altra parte seguiamo braccio. Andiamo. E 1. E 2. E 3. Troppo rigido, Sara. E 4. Deve essere più leggero, Sara, ok? Sì. Ok, proviamo di nuovo. Dall'altra parte. Ma che è il posto? Vabbè, è l'asca si combina. Chissà cosa combina. No, scusate, scusate, scusate. Plié, su. Plié, su. Plié, su. Plié su e più leggero, bello, leggero, leggero e alto, voi volate, voi due belle, non pappagalle, uccellini, e testa giusta, se testa giusta è bello, troppo secco arrivo, Sara, non c'è, troppo secco, plié su. Sara, ti dico che devi andare in plié quando arrivi, plié, Sara, no! Poi come due chiodini nel pavimento, invece deve andare in plié. Riposino e ripartiamo. Pronte? Sì. Plié, su. Plié, su. Plié. Sara, troppo rigido, troppo secco. Plié dopo. Tira le gambe tutto giusto, ma plié, devi atterraggio lavorare. Atterraggio no, è troppo secco.
Plié, atterraggi in plié, plié Sara. Cosa ti costa piegare ginocchia? Pli, ecco. Pli, no. Plié obbligatorio. Ok. Sara, ha capito come si fa? Sì. Cosa, spiegami cosa io stavo chiedendo da te. Cosa voglio da te? So. Dimmi, Caterina, cosa io voglio che da lei Sara? Fa plié appena torna, fa così per poco e non lo fa. E deve farlo. E come fa lei? Lei fa. E lo faccio. Penso. No. Allora, devi allargare le ginocchia e andare in plié, ok? Devi farlo. Proviamo ancora. No, Caterina, quando torniamo giù dopo salto, cambiamo le braccia. Tu sei andata su, le braccia mantengono posizione. Quando vai giù, in questo momento, cambio della posizione delle braccia. Non è una cosa obbligatoria per tutti i salti. Io sto chiedendo questo, ok? Vedi? Sei spostato un po' in là. Le braccia belle, Sara. Gomiti arrotondate. Sara, stai seccando. Apri ginocchia e vai in plié, vai in plié. Vai, ecco, sono l'ultimo sei andata. Ok, per favore, giri. Proviamo i nostri giri. Ti ricorda preparazione al centro? Fai vedere la preparazione. È così. 1, 2, 3, 4. 4 è la G. Sì. Guarda, prego. E quando facciamo dall'altra parte, per favore, chi mi fa vedere dall'altra parte, preparazione? E dall'altra parte. E dall'altra. No, da lì. Ma dopo c'è la videocamera. Ma non andiamo sulla videocamera, andiamo verso. È così. E uno, no. E uno plié. Due, tre. Qua. E no. Uno, due, tre, quattro. Guarda che nuovo. È nuovo, sapete. No, 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 vi faccio un'altra cosa. No, non riesco a trovare un motivo. No, non è questa. Andiamo con questa. Più diva, Caterina, troppo rigida. Sara, Sara, hai mangiato anche tu oggi? Allora metti dentro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Tirate il corpo, tirate il corpo. Caterina, questa parte della testa con la parte sopra, fai vedere con la mano. Questa deve andare in su, tirare tutto il corpo in su. Andiamo. Pancia, pancia. E beh, hai visto anche Sara? Allora, più piccoli passi, meglio è. Imparate a fare con piccoli piccoli, bene, brava Sara, però la testa deve sempre tenere punto,
un punto che avete pensato prima. Gambe vicini, 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 vicini. Dove vai? No, c'è anche fermata. Come facciamo fermata? Allora, impariamo a fare fermata. Come facciamo fermata? Non si fa. Noi abbiamo fatto ultimo giro, sì? Ultimo giro. E una gamba va in coup de pied. Una gamba va in coup de pied e passa in avanti. Ok. Sì, e in avanti le braccia vanno a lancè. La pancia non tiriamo fuori, eh? Tutto dentro. Facciamo ultimo giro, mettetevi qui al centro, facciamo ultimo giro. Ultimo giro, coup de pied qui davanti. Talone in avanti, eh? No? Caterina. Talone in avanti. E nella posizione ruotata, Sara. No, talone in avanti, talone in avanti. E proprio continuare a spingerlo in avanti. Allora, Caterina, guardate, guardate. Voi fate giro e fate così, con piedi. Una volta vi tirate su, una volta vi tirate su, così, tutto tirato, no, non potete più camminare, dovete tirare mezza punta, collo del piede altissimo, allora, Caterina, guarda, tu giri, no, devi guardare me, tu giri e ogni volta fai questo lavoro con le gambe. Invece noi mettiamo le braccia, braccia perché si muovono? Perché aiutano a girare corpo. Corpo gira e giro le gambe. Io mi giro con corpo, non faccio così con le gambe, ok? Gambe sono belle strette, si deve bello stretto. Io non riesco a fare l'ultimo. È da imparare. Le spalle giù, le spalle giù, le braccia aiutano, sì, già meglio. Le gambe vanno solo in avanti, ok? E il corpo invece gira e aiuta le gambe spaccate. Adesso non devi rilassarti, devi tenere in terza posizione, raccogli il diafragma, no, non le spalle su, le spalle giù, diafragma dentro e piegare le braccia, no, non le braccia, la schiena, non rilassarti, ti sei già rilassata. Però l'uncino tocca. Ti sei già rilassata, ma no, scusa, se tu ti prendi il tuo braccio per conto tuo, io non ti riesco a tenere. Per conto tuo? Non tuo. Sì, per conto tuo. Non tuo. Vabbè, la prossima lezione fa Sara. Sa tutto. Dove vai? Ok? Libere? Ok.